Bentornati per una nuova puntata di Rock Politics. Notizia di questi giorni, le elezioni nel Regno Unito, elezioni molto importanti in quanto situazione molto instabile con alte incertezze nel Regno Unito. Cioè, il discorso più importante nel Regno Unito in questi ultimi mesi, anzi questi ultimi 3 anni, è stato il discorso Brexit che ha paralizzato l'economia e il Regno Unito. Il nuovo Premier Boris Johnson, in questi ultimi giorni eletto come Premier del Regno Unito, con una vittoria schiacciante, 364 seggi conquistati da Bojo, chiamato così in Inghilterra e Regno Unito, record che si avvicina molto al record della Thatcher negli anni 80. Ma questa vittoria com'è arrivata? Allora, Boris Johnson era il più favorevole dei candidati alla Brexit, si è sempre imposto alla Brexit per farla e confermarla, appunto per confermare il voto dei cittadini riguardo al referendum di 3 anni fa. La situazione è però in Inghilterra, nel Parlamento, era paralizzata in quanto appunto la sinistra, i laburisti, al minimo storico in queste elezioni, con neanche 200 seggi, intorno ai 200 seggi, volevano appunto non votare per la Brexit in quanto avrebbe rappresentato, diciamo, una sconfitta per l'economia del Regno Unito e per il concetto di Unione Europea. I laburisti, capitanati da Jeremy Corbyn, diciamo che si sono allontanati dal centro politico del paese, qui negli anni 90, preciso 97, si era avvicinato molto Tony Blair, staccandosi dai candidati dalla sinistra radicale. Jeremy Corbyn si è avvicinato di nuovo a questa sinistra radicale che negli anni passati aveva dato grandi soddisfazioni ai laburisti. Però in questo caso l'argomento Brexit, che era al centro e al cuore di tutti i cittadini britannici, ha prevalso appunto sugli ideali utopici, diciamo, di Corbyn, appunto voleva nazionalizzare le ferrovie, portare il dentista gratis ai cittadini, era diciamo molto un'utopia, e quindi ai cittadini è parso più ragionevole votare per Boris Johnson, e Boris Johnson è riuscito a conquistare anche delle roccaforti rosse nel nord d'Inghilterra, cosa che sta succedendo appunto spesso negli ultimi anni in tutti i paesi, anche in Italia. E questo discorso fa molto riflettere, in quanto quei discorsi, diciamo, populisti, antisistemici della destra in Europa, non solo in Inghilterra, come abbiamo detto, nel Regno Unito, ma anche in altri paesi, stanno avendo sempre la meglio rispetto alla sinistra, in grande difficoltà negli ultimi anni. Adesso però il concetto, l'unica spina nel fianco per Boris Johnson è appunto il grande successo dell'SNP, il Partito Nazionale Scozzese, che grazie al sistema maggioritario è riuscito a conquistare 53 seggi su 55 disponibili, grande risultato per l'SNP, e che appunto proverà a chiedere un'altra volta il referendum per l'indipendenza della Scozia. Boris Johnson non è assolutamente d'accordo, si è sempre dimostrato contrario a questo referendum, in quanto la Scozia risulta una parte molto importante per il Regno Unito. Adesso, dopo queste elezioni, il discorso appunto è quello di trovare degli accordi, dei nuovi accordi con l'Unione Europea, appunto è cercare di non uscire dall'Unione Europea senza un accordo, il no deal, che abbiamo tanto sentito in questi ultimi mesi, che rappresenterebbe una situazione catastrofica per l'Inghilterra e per l'Unione Europea. E adesso l'Unione Europea comunque perde un grande alleato, risultava utopico un'alleanza tra le grandi nazioni europee e la Gran Bretagna, comunque sempre una potenza che ha corso da sola. E quindi in questi ultimi mesi, entro il gennaio 2020, inizieranno le trattative con l'Unione Europea e Boris Johnson. Staremo a vedere come andranno a finire. Grazie, alla prossima puntata di Rock Politics.